Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Il mio dolce maritino, che amo tantissimo, per Natale mi ha regalato la Nescafé Dolce Gusto, la macchinetta del caffè. E ovviamente una maniera dell'ordine come me doveva dedicare un angolino solamente a lei. E quindi di conseguenza in questo video vi porto con me nella mia cucina e vi mostro quello che ho combinato per sistemarla al meglio. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al mio canale, di cliccare sul bottoncino iscriviti e anche attivare la campanella, perché YouTube ultimamente non invia le notifiche ai miei iscritti, quindi mi raccomando, sappiate che io carico un video ogni settimana e adesso lo sto caricando ogni sabato verso più o meno le 2. Quindi vi lascio il video, vedrete una me abbastanza indaffarata e velocizzata che sta sistemando il suo angolino preferito, e quindi ci vediamo alla fine con i saluti. Ciao! Questa è finalmente la disposizione finale. Avete visto nel video praticamente vari modi di sistemare questo angolino, perché inizialmente avevo messo tutto la macchinetta e le tazze sull'alzatina, quell'altra dell'IKEA più grande di quella, bianca sempre. Però questa macchinetta della Dolce Gusto, che praticamente la sto usando da Natale perché mi è stata regalata dal mio dolce maritino, anzi, se volete una recensione, non è tantissimi mesi che la sto usando, però se volete vi dico cosa ne penso, e soprattutto delle capsule compatibili che sto utilizzando per adesso. E praticamente questa macchinetta, per chi ce l'ha lo sa benissimo, vibra tantissimo, e sull'alzatina quella lì mi faceva un caos terribile, soprattutto poi mi faceva vibrare tutte quante le tazzine, e quindi di conseguenza ho detto no, così non può andare, visto che fare il caffè magari la mattina avrebbe creato veramente tantissimo rumore. E quindi ho tolto l'alzatina, non vi ho fatto il video perché era abbastanza inutile, e però insomma la disposizione è rimasta tale, e quindi è questa qui. Qui appunto ho la macchinetta del caffè, qui ho un piattino in cui poggio le capsule che tolgo, che ho già utilizzato, qui ho un portatazzine con delle tazzine, in realtà come colore diciamo non ci sta tantissimo con la mia cucina che è blu, però mi è stato regalato e sono delle tazze carinissime, e quindi le utilizzo, anche perché queste qui, avendo il bordo sottile, mi mantengono il caffè più caldo rispetto a quelle con il bordo spesso, che me lo raffreddano subito. Poi subito dietro abbiamo i bicchieri di plastica grandi e piccolini, adesso li ho finiti, devo ricomprarli, e lì dentro, che dove c'era precedentemente il caffè macinato, ho messo le capsule, quelle lì del cappuccino per capirci, sempre compatibili, perché non uso le capsule a Dolce Gusto perché le ho finite, perché costano abbastanza. Dietro ho messo questi fiorellini, che secondo me ci stavano benissimo, perché le piastrelle, come sapete, non le cambio, forse le tingerò quest'estate, non lo so, però per adesso queste sono. E poi di qui ho messo il microonde, che avete visto che ho spostato, qui ho messo l'altra tovaglietta, queste tovagliette, questa e quell'altra, sono due, le ho prese da Casanova a Roma, quando sono stata a Roma, perché qui a Lecce ancora non c'era, adesso l'hanno aperto in Piazza Sant'Oronzo, e quindi ci sono, penso di ritrovare ancora adesso. Qui ho un porta realtà tisane, perché non trovo il porta capsule compatibile con la Dolce Gusto, perché le capsule della Dolce Gusto sono più grandi di quelle della Nespresso, per chi c'è un espresso guardate la differenza, e quindi praticamente non trovo appunto un portacapsule decente, ho solo trovato costa abbastanza, non mi sembra il caso. Tra l'altro sto aspettando da AliExpress le capsule, quelle compatibili in silicone, che si possono ricaricare, quindi a breve questo sparirà.
Qui abbiamo i tovaglioli, lì dietro le bottiglie vuote, che per adesso, beh, ragazzi, è una casa e le tengo soprattutto perché non le butto, le faccio giocare mia e poi le butto nella differenziata. E quindi questo qui è l'angolo, diciamo, del caffè. Di qua poi il mobiletto che avete visto nel video precedente, se non l'avete visto vi lascio il link qui, e è il mobiletto appunto dell'Epicasa che ho preso, con alcune cosine appunto che ho sistemato. E quindi niente, ragazzi, con mia di sottofondo che sta cenando, vi saluto. Se volete il tour della cucina, come l'ho organizzata e come l'ho sistemata, fatemelo sapere giù nei commenti. Se avete delle domande o magari dei consigli utili per come sistemare ancora meglio, magari, non lo so, volevo mettere qualche quadretto qui o qualche mensola per camuffare queste piastrelle che non mi piacciono, fatemelo sapere sempre nei commenti. Vi mando un grosso bacio, come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!